anche solo a pronunciarli, no? Prima il professor Lattanzi spiegava quanto questa idea della Brass Unit, che non è un telefilm americano, no? Una serie, ma l'idea appunto di mettere insieme tutte le competenze. Ma ci vuole, diciamo, un'associazione di competenze già esistenti, o bisogna ridisegnare l'organizzazione e arrivare appunto alla Breast Unit, unica come entità che accoglie la donna e diciamo gli fa attraversare tutto il processo terapeutico sino alla conclusione, spesso molto positiva, io credo. Ma la Breast Unit penso che sia una struttura fondamentale per arrivare a delle competenze specifiche di qualità. Per cui nella Breast Unit, mettendo a confronto i vari specialisti, chiaramente questo porta poi all'ottimizzazione della cura. Questo è l'intento delle Breast Unit. Ci sono delle Breast Unit sparse in tutta Italia che funzionano benissimo. Ci sono delle linee guida che noi prendiamo anche dall'Europa e Osoma, che ha messo su dei criteri per avere una Breast Unit di un certo tipo, e devo dire che viene affrontato in questo modo polidisciplinare la patologia mammaria oncologica. La chirurgia plastica entra sempre di più in questa ottica, perché se noi vogliamo seguire questo che è il concetto di salute, benessere, è chiaro che il problema della chirurgia oncologica mammaria deve essere secondo me visto in un'ottica ancora che va oltre, e noi possiamo dettare anche delle linee guida che non sono solo quelle demolitive oncologiche, ma io credo oggi delle linee guida sulla ricostruzione che deve andare contro a un concetto di chirurgia oncologica estetica per arrivare all'ottimizzazione di poi quello che il paziente oggi ci chiede, la riabilitazione di se stesso nella psiche. E quindi ecco, viene fuori il concetto della oncoplastica estetica. È quello che si diceva prima, che sostanzialmente la giornata si vede dal mattino, per cui il percorso terapeutico deve essere deciso in congiunta proprio in questo concetto di Breast Unit per arrivare alla soluzione migliore, che non è detto che sia quella più limitativa della conservativa. Delle volte può essere più radicale, ma dare veramente il risultato che noi vogliamo poi alla fine. E solo mettendo in atto tutti questi specialisti che tu riesci a ottenere. Faccio una domanda proprio da profano. Ma nella questione c'è anche l'idea della, oltre che dell'efficienza, anche della rapidità della decisione, immagino. Scusi, no. C'è anche l'idea della, c'è anche l'effetto, diciamo, non secondario della rapidità nel decidere qual è la strategia di terapeutica da